Buongiorno viaggiatori, buon 2021, speriamo che questo sia un anno pieno di viaggi, ma oggi voglio presentarvi un super video. I 10 posti più belli da vedere o le 10 attività più interessanti da fare nella provincia di Brescia e nel capoluogo. Faccio una piccola parentesi, vi ricordo che potete seguirmi anche su Instagram e su Facebook, Gio Del Bianco, o su Facebook i viaggi di Gio Del Bianco. Conosco la provincia di Brescia da lungo e largo, ci sono mille cose da vedere, tantissime cose da fare, posti unici che raccontano la storia importante di questa grande provincia, bagnata dai fiumi, dai laghi, dalle montagne, dalla pianura padana, ci servono mille cose, ma io ne ho selezionate 10 particolari solo per voi. Partiamo con la posizione numero 10. Le ex miniere di Pezzazze sono veramente una sorpresa. Con un trenino giallo si entra all'interno della miniera e si scopre un mondo veramente particolare, fatto dalla storia delle persone che hanno vissuto e lavorato in Valtrompia. Le miniere di Pezzazze sono un'attività molto particolare, ideale per le famiglie e quando avete un giorno che non sapete cosa fare. Ma adesso andiamo alla posizione numero 9. Ci spostiamo sotto la città, più esattamente quasi in Bassa Bresciana, Montichiari, il Castello Bonoris. Il castello Bonoris a Montichiari è davvero un unicum. Per noi bresciani è normale vederlo da lontano e tanti di noi non sono riusciti ancora ad entrare per scoprirlo. Legato alla figura del nobile Bonoris che ha costruito questo immobile copiando dei castelli alpini e creando veramente qualcosa di magico. Ce n'è per tutti i gusti, sia all'esterno che all'interno. Ed è ideale per una mezza giornata diversa all'insegna della storia del nostro territorio. Ci spostiamo da un posto da vedere a un'attività da fare. Al numero 8 c'è il treno dei sapori. Il treno dei sapori è probabilmente una delle attività più belle da poter fare nella provincia di Brescia. Prevede vari percorsi, ma tutti si strutturano vicino al lago d'Iseo. L'itinerario permette di gustare ottimo cibo, ma non solo, si possono visitare anche tante piccole realtà turistiche locali molto interessanti. Il lago d'Iseo ha una storia profonda molto antica e non mancano luoghi d'arte a risaltarne la bellezza. Per la numero 7 ci troviamo in Valle Sabbia, è un posto da vedere ma soprattutto un'attività da fare. Siamo più esattamente a Casto e ovviamente sono le ferrate. Volete passare una bellissima giornata immersi nella natura? Allora Casto è il posto giusto per voi. E non c'è solo natura, ma ci sono tantissime attività da poter fare. È un vero parco giochi per adulti e per bambini all'aperto ed è la soluzione migliore per una giornata nel verde facendo un po' di attività fisica, un piccolo gioiello che bisognerebbe fare ogni stagione.
Rimaniamo in Valle Sabbia per la posizione numero 6, ma ci spostiamo più verso il lago d'Idro. E il diamante del lago d'Idro non può essere che la rocca d'Anfo. Hey man, what's up? La Rocca d'Anfo è un monumento che domina tutto il lago d'Idro. È il tipico esempio delle vicende storiche e del susseguirsi delle epoche che hanno creato un vero tesoro architettonico sul lago d'Idro. Salendo tanti gradini si arriva fino alla parte più importante, voluta da Napoleone Bonaparte, perché lì c'era la linea tra i confini prima di Venezia, poi dei francesi e poi del Regno d'Italia, con gli imperi, i principati o i vescovati che stavano a nord. E solo per la vista sul lago d'Idro vale la camminata. We were rolling through the ages, taking bits and pieces, pages not so good with names or faces. Take a walk with Mother Nature, feel her inclination and become incapable of hatred. Per la posizione numero 5 rimaniamo nella parte orientale della nostra provincia. Ci troviamo a Sirmione e già il nome vale il viaggio. Basta davvero dire Sirmione per dire uno dei borghi più belli del mondo. Camminare per le sue vie è come tornare indietro nel tempo, ma Sirmione non è solo questo. Nell'Aquaria Thelma Spa potrete godere di una giornata in perfetto relax con la propria fidanzata o la famiglia, anche da soli. Il periodo migliore per le terme? Secondo me, dall'autunno alla primavera. After all of the years of your moody wore a frown, I finally learned that it's okay that I'm not white or brown. And though the people looking sideways drive me crazy, you can't take my pride from me. I'm cool with the way God made me, yeah. But the way you react, I can tell that your hatred intact. You call me dirty, uneducated, illegal, and fat. Went to talk to Black Lives Matter, and I said Latinos do too. And they told me, check your white privilege, boy, this is not about you. We gonna make it, ooh, we gonna make it. Sirmione vuol dire anche terme. Quindi fate un salto all'Aquaria Thelma Spa. Rimaniamo sempre in zona del Garda, ma ci spostiamo a nord. Siamo a Gardone Riviera per la posizione numero 4. Un posto unico e davvero particolare è il Vittoriale. Il Vittoriale è forse una delle residenze più belle che ci sono in Italia. Legata alla presenza di D'Annunzio, che qui ha vissuto per tanti anni, è una vera casa museo, con tantissimi angoli da vedere, edifici da scoprire, boschi in cui camminare, un sali e scendi dove natura e architettura si uniscono in una forma d'arte incredibile. Da sempre sono legato al Vittoriale fin da quando ero piccolo, quando da bambino venivo a visitarlo. E anche se ci torno ogni 2-3 anni, mantiene sempre la sua bellezza unica. It's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. Viaggiamo velocemente verso la parte ovest della nostra provincia per la posizione numero 3 e anche per la 2 in realtà, ma lo vediamo pian piano. Alla posizione numero 3 c'è forse una delle valli più belle e più importanti d'Italia. Si parla di Valle Camonica, posizione numero 3. Ho avuto la fortuna l'estate scorsa di poter visitare la Valle Camonica camminando per la Via Valeriana e ne sono rimasto felicemente sorpreso. Ci sarebbero tantissimi posti da vedere, da Pisogna fino all'Alta Val Camonica, ma Valle Camonica vuol dire soprattutto natura, storia, amore per il territorio, sapori nostrani e un'accoglienza calorosa da parte dei comuni. Una valle con un potenziale enorme
sarà uno dei luoghi da scoprire in futuro per chi ancora non l'avesse fatto. Dalla Valle Camonica scendiamo verso il Lago di Iseo per la posizione numero 2. Perla del Lago di Iseo non poteva che non essere Monte Isola. Un luogo che io amo e adoro, è bello in tutte le stagioni e sono molto felice di metterla sul podio della nostra classifica. Monte Isola è forse il posto più romantico di tutta la provincia. Ha quel fascino di luogo di lago, isolato, romantico, accogliente, che sembra quasi uscito da un dipinto. Da quando la raccontai per il Floating Pierce ne sono rimasto molto legato e ci torno ogni volta volentieri. Un luogo d'amore e di pace. Posizione numero 1 dei posti più belli da vedere e delle attività più belle da fare della nostra provincia, nel capoluogo. Brescia, in particolare al centro storico, vi segnala due attività molto importanti e particolari da fare. Posizione numero 1. Al numero 1 non poteva che esserci la capitale, cioè il capoluogo, Brescia. Brescia è una città piena di storia, con tantissimi luoghi da scoprire, da trovare e tantissimi musei e edifici da visitare. È il fulcro di tutta la provincia e non c'è un bresciano che non ami farsi un giro a piedi nel centro storico. Però voglio parlarvi di due attività in particolare che vi suggerisco di fare. La prima si chiama Brescia Underground, cioè scendere nei fiumi della città per scoprirla da sottosuolo. Oltre ad essere molto divertente, è un'esperienza veramente culturale e artistica, con un'atmosfera magica e da Indiana Jones. Segnatevela al primo posto delle cose da fare nella provincia di Brescia. Tutti conoscono il Museo di Santa Giulia, ma vi voglio parlare di un altro museo che a me ha colpito molto. È la Pinacoteca Tosio Martinengo. Per me è una piccola National Gallery. Contiene tantissimi quadri e opere d'arte incredibili e dimostra l'importanza che ha, da punto di vista artistico, la mia città. Una vera sorpresa, molto sottovalutata e quindi da segnarsi anche questo al primo posto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ho cercato di realizzare una classifica dei posti più belli che io ho visitato e che sono rimasti nel mio cuore. Ho provato a non sballottarvi troppo da una parte all'altra, riunendo le zone che potevano essere vicine e che possono essere viste magari anche in abbinata. Ci sarebbero ancora tanti posti da vedere nella nostra provincia, ma intanto questi 10 vanno visti assolutamente. Se siete bresciani, probabilmente l'avrete già visti. Se non siete bresciani, segnateveli. In una settimana si riescono a vedere un po' tutti questi posti, ovviamente alcuni sono fatti più per l'estate, altri per l'inverno. Comunque sul canale YouTube trovate i singoli episodi per ognuna di queste attività o posti da vedere e se volete approfondire potete scrivermi e commentare. Vi ringrazio ancora di aver visto questo video. Brescia è davvero una provincia bellissima, con un capoluogo stupendo. E Brescia, insieme a Bergamo, saranno le capitali italiane della cultura 2023. Quindi avete ancora qualche anno per potervi organizzare e strutturare il tour perfetto nella nostra provincia. Grazie e al prossimo video, viaggiatori.